Ciao a tutti ragazzi, sono Ben e benvenuti in questa nuova puntata della serie. Oggi siamo qui per la 17ª puntata da solo. Allora, vi dico subito scusate se vi terrò un attimino in alto gli FPS, ma purtroppo adesso registro con OBS, prima registravo con Fraps e mi ha fatto qualche micro scattino, diciamo, non è che me l'ha fatto, mi faceva qualche micro scattino ogni tanto, anche poi di spesso. È già 2 o 3 volte che ho provato a registrare e adesso ho provato a cambiare definitivamente programma e vi tengo un attimo gli FPS là in alto, anche se ce l'ho già là in alto anche io, per vedere un po' se c'è qualche calo, perché oramai là in alto ci sono abituato, quindi lì oramai li vedo un po' meglio. Comunque anche inquadrando la farm dappertutto non mi sembra di vedere cali, quindi non so. Ok, adesso mi sa che... Vabbè, continuiamo un po' a trebbiare. Allora, la scorsa volta avevamo concimato i campi, infatti, come vedete io ero partito da lì, avrò fatto 5 video fino qua. Ho provato un bel po' di volte, si vede che Fraps oggi non ha voglia di andare. Impazienza, c'è OBS che lo sostituisce, anche se mi trovo meglio con Fraps. Ma vabbè. Allora, guardate qui che bello la nostra CR7, finalmente possiamo un po' ammirare questa. Ecco, mi erano calati un attimo a 57. Non capisco dove. Sulla visuale interna. No, però non lasciare dietro le cose. Vabbè. Le prendiamo un attimo, perché poi è ancora, e ora mi sa che posso anche togliere, tanto visto che stanno sempre a 60. Sarà qualche, o il mio computer che magari dovrei anche un po' riavviarlo adesso, un po' che è acceso tanto, ma vabbè, o che magari fa qualche processo, tante applicazioni aperte, cose del genere, ma ora non ne ho voglia, quindi dovrei tenere botta ancora un po' il computer, però vabbè. Ok, per fortuna. Guardate un po' che bella la nuova barra anche, mamma mia. Questa CR a me piace e non poco. Mi piace davvero tanto la CR7 qua così nera, col cassone così. Tanto apriamo il tubo, che intanto che si apre abbiamo la trebbia piena da quanta gente ci c'è. Il tettuccio nero lo preferisco a quelle gialle. Non chiedetemi perché, ma lo preferisco il tettuccio nero così. Ma guardati. Ci giriamo già, almeno poi non dobbiamo spostare il trattore per fare la manovra. Perfetto. Il nostro Fortis che sinceramente non so. Allora, vediamo un attimo che trattori abbiamo come mod. Ne avevamo già parlato un sacco di volte su cosa prendere. Beh, ci sarebbe il Puma, che non sarebbe male. O il Deus. O il 936, ma 936 adesso è presto. Perché sinceramente a questo fatto che non mi si sporcano le ruote a me proprio non va giù. O è dato di tenere sempre pulito, e sapete che io con la pulizia dei mezzi proprio non, secondo me l'avete capito sicuramente anche meglio, meglio voi di me, e che da anche la scorsa serie che i mezzi li ho lavati poco bene, non per un particolare motivo, perché comunque star lì lavo i mezzi. Boh, ce ne vuole di voglia. Ah, non c'è la non c'è la no collision camera, la odio. Ecco, una cosa che odio io è avere, non avere, scusate, la no collision camera. Vedete, faccio così, mi si muove la camera come vuole lei proprio. Una cosa che mi fa venire nervoso in una maniera. Perché io se voglio inquadrarmi qua con questo tubo non me lo fa perché non ha collision, appunto. Se voglio inquadrarmi una cosa, non è che mi sposti la visuale, cavolo. Vabbè, ci facciamo ancora un giretto del campo. Vabbè, penso che questo campo tanto si possa trebbiare anche tutto avanti e indietro a giri, perché comunque è un po' un campo strambo. L'abbiamo pagato pochissimo perché è tutto strano, col palo in mezzo. Quindi ci va anche bene.
pagato poco dal campetto, roba civiltà. Poi sinceramente non è un campo piccolo, non è gigantesco, comunque non è un campo piccolo, per il prezzo che mi sembra che erano sui 2600 euro, non è per niente male. Ok, andiamo a scaricare. Vai, Samet. Sarebbe, sinceramente, io non ci ho mai provato, comunque mi è stato spiegato come si fa il dirt, ho visto, mi hanno fatto, adesso non so se vorrebbe essere nominato, comunque mi ha fatto anche un video per spiegarmi tutto, come si fa e tutto, e io sinceramente c'è da usare tipo Photoshop. Però boh, non vorrei fare cose che poi arrivo a metà lì e ci vuole qualcosa che io non so fare. Per cui per ora lasciamo perdere. Comunque, qua fortuna, poi fortuna è davvero fatto bene in quanto di come si sporca questo qua proprio. Sono dei signori cavi di fortuna per le texture e anche l'Ilken, ragazzi. Gli assali che c'ha l'Ilken. Ui, uccio, ancora va indietro. Guardate che bella le texture di sporco ancora. Sulle ruote, soprattutto sul telaio. Belle, guardate qui il telaio come bello sporco. E poi la cosa bella che lo rende particolare è che non è specular, cioè non ha lo speculare, diciamo, sia da una parte che dall'altra, perché specular, grazie. Vedete, è diverso, è stato fatto sia da un lato che dall'altro, quindi ci è voluto il doppio del tempo perché in genere, come vedete, sul same è stato fatto da una parte, poi l'hanno copiato e incollato dall'altra, almeno mi sembra di vedere così più o meno, tipo i farafanghi. Cose così, vedete, sono uguali, si sporcano nello stesso modo. Non è il massimo. Poi quello che si vede di più, non so se ci avete mai fatto caso, aspetta, dov'è qua? Il 6810, guardate, questo qui proprio si vede lontano 1 km. Che è MB3D qua, ha fatto Con il dirt non è che mi piaccia molto, perché vedete, è tipo uguale, identico, sembra che ci sia uno specchio in mezzo che riflette l'altra parte del trattore. Con questo già un po' meno, hanno fatto qualche dettaglietto in più, hanno un po' modificato, che poi non ci vuole tanto a modificarlo, cioè ci vuole 2-3 click per farlo, beh, a fare un buon dirt tipo quello del Fortuna tempo ce ne vuole, credetemi, ma fare tipo ritoccare qui, togliere, fare un po' di sporco anche al centro, che non si veda che sia allo specchio, ci vuole davvero poco. Per un attimo mi era venuto il dubbio se avevo scaricato il carro o no. Ah, tra l'altro, dovrei averci dentro le placebo lips, sì. Oddio, adesso stavo pensando che è uscita tempo fa la aspetta che non mi viene il nome. La Hip Tip Trigger, ecco, quando mi viene poi lo dico tutto in un colpo. È uscita tempo fa la Hip Tip Trigger, che è diversa, ma bisogna creare il tip, poi non ha una capacità. E sinceramente devo ancora provare se io tipo adesso alla capacità di 48.000 litri. Se l'aumento a tipo 100.000, se il mucchio, se scaricando 48.000 litri, il mucchio rimane come da 48.000 litri o rimane meno, perché così funziona come i carri e non vorrei che sia vista come un carro, che spero non sia quello, perché in teoria boh, comunque spero che faccia dei bei lavori, che almeno mettiamo anche nella serie, perché poi vabbè, adesso magari no, ma a livelli più avanzati, quando avremo una pala gommata, che sinceramente a me piace davvero davvero tanto la JCB, è la cosa più bella del DLC JCB secondo me. Peccato che non ce l'abbiano né Moresame né Simone. Comunque, avere quella, una pala gommata o un autotrasportatore, io mi scarico
la colta, mettiamo, in mezzo al campo, poi arrivano loro, se la tirano su, se la portano via, così non perdiamo tempo, zero proprio. Mi faccio la cosa posizionabile, magari là inizio campo, almeno sono comodi anche loro, tanto a me non è che mi cambi tanto girare un po' con la trebbia in più. Ok, guardate qui che bello davvero. Ve l'ho già detto 40 volte che questa trebbia è bella, ma anche dirti, guardate. Proprio. So, c'è qualcosa che mi piace. Magari intorno alle ruote, così, queste specie di schizzi di fango, di faccio, mi piace. Perfetto. Ok, tanto campo finito, video ancora ci abbiamo tempo. Guardate anche qui che si vede che gira. Lì mi fa concimare, me ne sono accorto adesso. Tipo lì sopra mi posso concimare. Ho fatto questo giro perché avevo. No, ma cosa? Ah, ma è pieno. Ok, ragazzi. Beh, aspetta, andiamo ancora a fare un penultimo scarico, perché poi l'ultimo non lo è, perché già che sono qua vado a scaricare qui e sono a posto. Che 11.457? E non 11.005, vabbè, cose che non sapremo mai. Perfetto, andiamo un po' avanti. Mi ero incastrato un pochino con la visuale. Perfetto. Oh, guardate qua, che bello. Ci sono le ruote che non si sporcano. Uffa. Vabbè, pazienza. Lampeggianti, no, si bruciano. Allora, adesso io dovrei vedere quando è l'offerta, mandare avanti il tempo, vedere di preciso quando è un'offerta, perché sinceramente non dovevo mancare tanto, cioè io penso che una trebbiatura questa qui riusciamo a farla tutta, ma la prossima non so se riusciamo a farla, eh. No, 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 no. Tenendo conto che bisogna mandare avanti il tempo e tutto. Non lo so, questa qui comunque andrà via un'oretta, due a trebbiare tutto. Non penso ci vorrà più di tanto, che non penso neanche di farvi vedere tutto. Perché comunque verrebbe poi un video noioso. A parte che farming, alla fine non è che c'è da fare tante cose. Comunque, vabbè. Poi volevamo provare a fare un po' di legna io e Moresta. Eh sì, legna, scusate. Un po' d'erba per vedere se abbiamo aggiustato la density, se adesso, perché secondo me, non vorrei dire una strafalcione, ma secondo me quell'erba che si produceva era meno di quella di default, per cui proprio cavolata. Ok, driftiamo con la trebbia, va bene, facciamoci un altro giro in campo, tanto non ci interessa pestare. Oddio, ma perché farming mi deve mettere queste cose? Giants, non avevi altro di meglio da fare che introdurre il drift sui mezzi. Poi, forse ancora una cosa che dici ok, ma farne nella realtà un drift con la trebbia. Adesso se io mi metto a girare così non mi fermo più, ecco appunto. Cerchiamo di non buttare giù paletti. Tra l'altro io non so neanche che dove passi il traffico, se c'è anche il traffico in sta mappa, perché boh, non l'ho mai usato in single player. Ok, ci parcheggiamo qui e concludiamo la puntata. Perfetto. Becchiamoci sui binari, in teoria il treno però non passa, bisogna farlo passare noi. Le barre si chiudono, mi sembra di ricordarle. Allora, aspetta, il carrellino. In mezzo alla strada proprio non è che mi piacerebbe tanto lasciarci. Forse c'è un'entrata. Ragazzi, questi alberi, questi rami. Prima abbiamo un corrente per fare la roba lì, iniziare con la legna. Via tutti i rami. Ve lo dico io.
Perfetto, apriamo la trebbia e poi io mi metterò a trebbiare questo campo, magari facciamo una trebbiatura, vediamo un po' perché mi serve qualche video da farvi. E sinceramente, adesso dato che è tipo un bel po' di puntate che facciamo solo trebbiatura, potete capire che non ho da portarvi chissà che contenuti perché... Anche perché poi facciamo sui big money e quando abbiamo big money siamo a posto perché... Ci compriamo il trattore, il carro, il coso di come lo chiamo qua? Cassone da carico. Autocaricante, non mi viene neanche adesso. E raccogli il grano. Va bene. Io vi ringrazio per la visione, vediamo un po', sì, 15 minuti, mi serve un po' di tempo da portarmi via. Per cui mi piace puntatine un po' più corte, anche se avessi 10 minuti non è che sia. Adesso, se ci fate caso, gente che fa video lunghi non ce n'è più. Quindi, da Dan è tutto, ciao a tutti!